quando sarete nell'abiezione, fate come gli alcioni che nidificano sulle antenne delle navi, cioè sollevatevi dalla terra, innalzatevi col pensiero e col cuore a Dio, che è il solo che potrà consolarvi e darvi forza per sostenere santamente la prova. Pace e bene a tutti. Anche oggi Padre Pio ci esorta quando lui dice: quando sarete nell'abiezione, fate come gli alcioni che nidificano sulle antenne delle navi, cioè questi uccelli, cioè che stanno in alto, no? Quindi non stanno in basso. Dice: sollevatevi dalla terra e innalzatevi col pensiero e col cuore a Dio. Che cosa vuol dire questo? Che noi dobbiamo fare come questi uccelli che volano sempre in alto e mai cadono a terra, perché se noi vogliamo in alto vuol dire che vogliamo stare alla presenza del Signore, vogliamo stare con Lui. Se invece scendiamo a terra, troppo a terra, e ci possiamo sporcare, perché la terra può diventare anche fangosa e allora noi ci possiamo sporcare. Allora subito bisogna risollevarsi e volare in alto, come faceva lui con i peccatori. Ecco, diceva: non state troppo sulla terra, nel senso, non attaccatevi ai vizi, non attaccatevi troppo al peccato, ma sollevatevi, cioè abbiate il pentimento per poter vivere alla presenza di Dio. E questo è anche un modo per prepararci al Santo Natale, fare dei propositi, come diceva lui: fate dei propositi, fate delle penitenze, fate i fioretti. Di fioretti oggi non se ne parla più, immaginiamo se si parla di penitenza, però San Pio quello insegnava, questo voleva dai suoi figli spirituali. E diceva: se voi vi lasciate guidare da me, dovete fare come vi dico io, perché andare alla scuola di San Pio da Pietrelcina voleva dire, sapete che cosa, fratelli e sorelle? Volare in alto. Voleva dire volare in alto. E allora io penso che sia il desiderio di molti, soprattutto di quelli che ascoltano Teleradio Padre Pio, che seguono queste trasmissioni e che amano soprattutto Padre Pio e che sono devoti di Padre Pio. Che cosa vogliono fare? Vogliono volare in alto, vogliono lasciare il peccato, vogliono lasciare i vizi. Questo è un modo per prepararci all'incontro con il bambino di Betlemme. Quando quella notte di Natale anche noi ci avvicineremo a quella culla per poter baciare quel bambino senza sporcarlo, perché noi saremo purificati dal peccato con che cosa? Con il sacramento della confessione, perché Padre Pio esortava i suoi figli spirituali a confessarsi spesso per essere sempre nella grazia di Dio. Quindi, fratelli e sorelle, sempre in alto, in alto, in alto, in alto. Pace e bene a tutti.